Per la stagione. Grazie, ciao ciao. Grazie. C'è Juric che con Massimo Golini è stato testimone e protagonista di un piccolo dramma sportivo per il Napoli. Massimo. Sì, è stato l'arbitro della qualificazione in Champions, il suo Verona, un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quanto è stato difficile? Subito una grande cagata. Grazie, cioè, molto bisogna gentile. Portare rispetto, perché se non segui non puoi parlare così. No, cioè, io seguo. No, tu devi portare rispetto, perché vai a vedere le prestazioni, come ha giocato la squadra. Cioè, non si fa così. Domanda. No, non deve finire proprio niente. Con lei non parlo, perché devi portare rispetto. No, a me mi sembra la mancanza di rispetto. No. Se mi fa finire la domanda, no, mi sembra il suo. No, deve finire proprio niente. Sì. Miei confronti. No, dico. Lei manca rispetto, no? Juric, guardi, secondo me mi permetto, ha interpretato. No, Fabio, non ha interpretato bene quello che voleva dire Massimo. Non è il caso di arrabbiarsi così. Ma se me lo fate finire, io lo dico. Abbiamo visto un Verona con una carica diversa. Ma di nuovo, manca di rispetto. Ma non ti cioè, io me ne vado, manca di rispetto. Perché non ha visto le partite, la carica con cui ha giocato la squadra. Manca di rispetto. Manca di rispetto, la mette in un modo non giusto. Manca di rispetto di brutto. Nessuno sta dicendo che non vi eravate impegnato nelle altre oggi di più, Tanto per essere chiari, nessuno sta dicendo questo. Non è vero, cioè, questa è una roba solo da voi. Nessuno lo sta dicendo. Ma no. No, ci sto. Ma nessuno sta dicendo quello Fabio, che Fabio, se potete dicendo. Fare le domande, io non ci sto con questo atteggiamento che prima no, oggi sì, e roba così. Squadra ha dato sempre il massimo. Questo comportamento è in Italia inaccettabile. Non esiste, mi devi chiedere scusa. Questa è una vergogna, tuo pensiero. No, piano però, piano, Juric, io capisco tutto, ma piano, Ecco, arrivederci. Ma è meglio così, perché sta prendendo una piega veramente brutta. Massimo, solo per darti l'ultima parola, perché è giusto che sia così.